Sì, diciamo che questi gol arrivano sempre in casa, è bello perché comunque davanti al tuo pubblico. Speriamo di riuscire a farne qualcuno anche fuori perché è importante. Però finché la squadra va bene e portiamo a casa i risultati siamo tutti contenti. Chi segna segna. Coppia del gol tu hai arrivato ormai? Sì, diciamo che andiamo di pari passo, sei io, sei lui. Certo, ritrovando anche la condizione un po' io riesco a dargli una mano in più. Quindi riusciamo a ritrovare quei meccanismi che avevamo all'inizio inizio anno. Speriamo di continuare così e di fare il massimo per arrivare in alto. Non, diciamo che era una partita difficile, soprattutto il secondo tempo col vento, sempre indietro, è stata dura e tante energie spese. Quindi ho dato tutto, quindi il mister ha fatto bene magari a cambiarmi e mette gente fresca che poteva dare una mano in più alla squadra. Sì, sì, sempre più importante, l'ho detto, e siamo contenti perché siamo due giocatori diversi, però complementari, quindi se riusciamo a trovare dei meccanismi giusti e riprendere quelli d'inizio anno, possiamo veramente far bene, secondo me. Ma comunque con qualsiasi attaccante giochiamo, tutti gli altri, Vudov, Cavallaro, siamo comunque tutti attaccanti diversi, con caratteristiche diverse, che possono amalgamarsi bene tutti quanti. Ma sì, dai, diciamo che abbiamo sì caratteristiche complementari, secondo me. Forse siamo due attaccanti puri, magari rispetto agli altri della rosa, che sono magari più seconde punte, quindi facciamo magari all'inizio un po' più fatica ad adattarci, però poi quando troviamo i nostri meccanismi riusciamo a gestirci bene. Ah, ma noi non ci siamo mai nascosti, diciamo che sappiamo i nostri obiettivi iniziali, poi è normale, una volta che ti trovi là non è che molli, nel senso noi siamo là e vediamo la vetta, e cerchiamo di vederla il più possibile e tenere questo ritmo, anche le squadre insieme a noi corrono e vanno forte, quindi abbiamo fatto grandi risultati e siamo comunque sempre lì, sempre terzi, quarti, quindi anche le altre squadre sono al top, sono squadre costruite per vincere. E quindi sarà dura, però bravo, devono venire tutte qua e questo è un nostro vantaggio, visto che in casa diciamo sempre la nostra e siamo secondo me una squadra difficile da affrontare. Diciamo che quando sei là non puoi più permetterti di essere sbarazzino in nessuna occasione. Devi andare là consapevole che una sconfitta può allontanarti e una vittoria può avvicinarti sempre di più là. Quindi abbiamo tanto da perdere, però noi contiamo su un gruppo sano, su un gruppo che comunque secondo me è la nostra forza. Quindi non abbiamo paura di nessuno e andiamo a affrontarlo. Poi anche il Matera è una grande squadra, costruita anche lei per stare in alto. Quindi non sarà una partita facile, ma ce la metteremo tutta. Andrea, ci faccio prendere un attimo lo spavento nel secondo tempo quando non si è riuscito a concludere in porta perché ci sono solo quest'anno. No. Più lo spavento per l'infortunio, dice. No, più per l'infarto da prendere con stavo fatto 50 metri palla al piede, sono arrivato un po' in debito d'ossigeno, però potevo tirare prima, però sono arrivato un po' poco lucido. Quello sì. A posto. Ciao ragazzi.